Ciao a tutti! Allora, un po' di tempo fa, verso agosto, ho pubblicato questa foto su Instagram. A proposito, questo qui è il mio nick, qualora vogliate vedere, trovarmi, visto che me lo chiedete in tante. Questo ho postato questa foto su questa acconciatura che io faccio, ho fatto tantissimo e che continuo a fare, spesso e volentieri. È molto facile, si fa veramente in 2 minuti, soprattutto per una mamma single ormai come me. Che ho veramente pochissimo tempo e quando magari ho i capelli sporchi, non so come farmeli, non mi piacciono lisci, non c'è tempo di aggiustarli, la faccio molto volentieri. Sarebbe meglio farla con i capelli un po' sporchini perché diciamo che tendono un pochino di più a rimanere un pochettino di più e perché anche capello liscio, 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 liscio come me non va bene quando sono troppo puliti perché ti crolla tutto il mondo. Allora, si usa questa ciambella che è sfrantumata a causa di Lorenzo perché prendendola lui con i denti l'ha sfrantumata tutta, però vabbè, la ciambellina, questa qui l'ho pagata 1 euro e l'ho trovata al mercato. Si trovano molto facilmente dai cinesi, sti negozi così di tutto per la casa, è molto facile. Ed è questa retina ciambellina morbida, l'ho vista anche enormi, però non maregge sinceramente. Però come alternativa, certo, alternativa economica a 1 euro è molto difficile trovarlo, però. Ho visto su internet l'inventiva così del calzino, sarebbe meglio usare questi calzini un po' più spessi, tagliare la parte, lo apro, tagliare la parte della punta dove stanno i piedini, questo qui era pure un antiscivolo, e poi si rotola su se stesso, più o meno l'effetto è simile, però io non mi ci sono trovata bene perché è un po' più. Cioè, diciamo, non mantiene tanto la forma, magari va più che bene, però non lo so. Poi, magari se ti capita di infilarci una forcina, ecco, infatti, qua c'è, qui ci va e qui un po' meno. Ho pensato alla frase e mi sono sentita molto quella lì di Paint Your Life. L'occorrente per questo progetto è. Allora, ci servono 2 elastici, uno che può essere di qualsiasi colore, perché tanto adesso andremo a fare la coda, e poi un altro che deve essere molto simile al nostro colore di capelli. Non usate questo qui come ultimo elastico perché altrimenti potrebbe vedersi, ora vedrete perché. Quindi il primo passo è fare una coda. E con magia si proietterà sulla mia testa in un secondo. Ecco qua. Quindi una coda non molto alta, cioè altina, non è bassa, insomma. Più alta è, meglio è. E più mi dite anche sempre del colore di capelli perché sto cambiando, sto cercando di virare un pochino più sul chiaro. Adesso con questa luce non si vedrà niente. Non mi chiedete che tipo di colore sia perché quella mi ha fatto mesh bicolori. C'è una mesh con la cartina, un pezzo di un colore e il pezzo di un altro. Non è chatouche, è bondage, non mi ricordo. Ma bondage è quella cosa porno. Non faccio quelle cose, giuro. Fatta la coda, la prima cosa è inserire la ciambellina. Ci siamo? Speriamo di inquadrarmi, ma la cosa è di proiettare i capelli della coda in modo da coprire tutta quanta la ciambella e prendendo l'elastico del colore dei nostri capelli fermiamo il tutto in maniera più ordinata possibile. Ci si prova ed ecco fatto, diciamo che la ciambella principalmente è venuta, spero. Bene, adesso le cose sono due, o facciamo adesso, qua è venuto uno spupazzetto qui, però vabbè. Quindi adesso le opzioni sono due, almeno quelle che conosco io, è di dividere i capelli restanti in 2 parti, possibilmente uguali, e o le arrotoliamo così e si vanno a fermare con le forcine, e poi stessa cosa dall'altra parte, oppure sempre dividendo le 2 parti facciamo delle trecce, se ci riesco, io avendo i capelli un po' scalati. Dovrei usare tipo tutte le forcine del mondo per fermare tutti quanti i capelli che partono. Quindi adesso inizio. Questo di chi appartiene? Quindi adesso inizio a fare queste 2 treccine. E adesso vado a fare così o così, facciamo da qua. E vado a coprire l'elastico sotto la ciambella. Prendo la prima forcina e inforco.
Faccio la stessa cosa dall'altra parte, ovviamente, se no sarebbe carino, insomma, così. E la posiziono alla parte opposta alla treccia di prima, in modo che tutte le parti siano coperte. Aiuto. Quindi ci ho messo veramente pochissimo. Adesso se avete dei ciuffetti così li fissate con un po' di lacca, però a parte, ecco qua il codino che mi è zompato. Scusate, ma non c'ho uno specchio per guardarmi bene. Quindi anche se non è perfetta, questa qui è la ciambella con la treccia sotto. Scusate, ma sto facendo un magheggio tipo assurdo, guardatemi. Anche se magari c'è qualche filamento di troppo, perché vi ripeto, non l'ho fatta con lo specchio. Questa qui è l'acconciatura, certo siate un pochino più accorte di me, nel senso qua sto appiattimento lo dobbiamo abbattere. È un'acconciatura molto carina anche per una serata, per stare insomma con i capelli legati, soprattutto adesso ho fatto tantissimo caldo, lo so che sta venendo adesso il freddo e che sono un po' fuori tempo. Però alla fine è una bella acconciatura anche durante l'inverno, secondo me. E niente, mi dispiace tantissimo che sto riuscendo a fare ben pochi video. Purtroppo la mia vita da mamma single mi impegna tanto. Sto facendo un sacco di cose per Lorenzo, vaccini, poi feste, perché adesso tra un po' è il suo compleanno. Quindi organizzazione della festa. Poi ogni tanto lavoricchio il bar del mio amico, quindi sono un pochino impegnata in questo periodo, però ogni tanto mi faccio viva a farmi il mio ciao. Spero che l'acconciatura, anche se in questo caso mi è venuta un po' spinosa, vi sia piaciuta. Vi mando un bacio e spero di caricare questo video il più presto possibile. Ciao!